forse perché in questo momento io sono abbastanza preoccupata di quello che succederà il 30 giugno e della, sembra uno scherzo, forse visto dall'Italia è un po' diverso, ma per la prima volta in Francia, della reale possibilità di ritrovarci con un primo ministro fascista. E guardate che il fascismo in Francia non ha niente da invidiare a quello italiano. Non è un fascismo sociale, non lo è mai stato, è un fascismo autoritario, è un fascismo razzista e xenofobo dalle origini, è un fascismo che è sempre stato estremamente liberale e quindi, cioè, ha più a che vedere con il lato anarchico in meno, ha più a che vedere con Milei che non con la Meloni, insomma. Quindi, insomma, il mio pessimismo è dovuto a questo. Detto questo, Sandro ha perfettamente ragione di ricordare una cosa che ho, sulla quale non ho abbastanza insistito, e bisogna farlo, e cioè che in effetti nel 2016, in realtà da molto prima, c'è stata una sedimentazione, una trasmissione di saperi, di pratiche, di esperienze, di condivisioni soggettive che hanno costituito qualcosa come una... Stavo per dire una base, non è neanche vero, una storia comune, una controstoria comune, una controstoria politica e sociale, proprio per quella generazione che non vedeva la politica se non come quel cedimento a una logica della rappresentanza politica che ormai non funziona più e che ti costringe a votare per un candidato che non solo è il tuo, ma che ti fa assolutamente schifo al secondo turno pur di evitare il peggio, perché poi alla fine il peggio si sposta sempre a destra e ciò che dovrebbe teoricamente salvarti dal peggio si sposta sempre nel peggio, cioè è una rincorsa senza fine. Quindi c'è stata questa sedimentazione, c'è questa sedimentazione. Quando Sandro diceva sans la rue pas de Front Populaire, è perfettamente vero, ed è andata così e andrà così, sans la rue pas de Front Populaire. E mi sembra che andate a guardarvi il programma che ha tutti gli effetti che può avere un programma politico, ma l'urgenza è il 30 giugno per noi, è il primo turno del 30 giugno e il secondo il 7 luglio, punto. Quindi l'urgenza è questa e vi dico che se Bardella vince, niente sarà più come prima. Mi dire, ci sono tantissimi paesi in cui si dice la stessa cosa, parlate degli argentini, beh appunto parlate degli argentini, del fatto che niente è più come prima. Gli spazi saranno estremamente, stavo per dire ristretti, no, non ristretti, cancellati, allora si può fare la guerra civile, sì, ok. Quindi, detto questo, sedimentazione c'è stata, il programma è interessante, il programma a buona parte, mi sembra, ha assorbito e messo in forma delle cose che sono state formulate, non so se vi ricordate la Nuit Debout a Place de la République nel 2016, tutte le commissioni che cercavano di costruire un orizzonte che noi chiamiamo da tempo comune, quel welfare comune, io lo vedo interamente. Allora, è vero che sulla politica estera, oddio, sull'Ucraina, su Gaza chiedono un cessate il fuoco immediato, sull'Ucraina è discutibile, ok, va benissimo, ed è probabilmente il fatto che il fronte popolare francese è fatto da entità diverse che hanno dovuto andare ai patti, ma non andare ai patti come lo fa un partito, perché non è un partito, è qualcosa che decide non solo di trovare una piattaforma comune, cosa che aveva fatto prima nella NUPES e non ha funzionato, ma di trovare una piattaforma comune che si faccia l'eco della sedimentazione progressiva di fronti di lotta e di conflittualità sociale dal basso negli ultimi 10 anni. E questo mi sembra una grande novità, perché sans la rue pas de Front Populaire si legge e si vede direttamente nei tre quarti del programma. Ora, Raula fa bene a dire, quando c'è un programma siamo di nuovo nella stessa manfrina dei partiti, in questo caso non credo, magari sbaglio, non lo so, invece non credo alla pulsione di morte, volevo dire a Raul, io non ci credo alla pulsione di morte, non voglio, è una decisione politica mia, non voglio cedere a questa lettura della pulsione di morte, voglio credere a una pulsione di vita, cavolo,
perché questo è per me il fondo della politica. Se ci sono dei movimenti, non è per scampare o sfuggire davanti alla morte, è per affermare la vita, e mi sembra una cosa abbastanza non retorica. Insomma, non retorica, ma basta.